Allora, ragazzi, in questa lezione, anche nelle prossime, aspettate, chi è che ha mandato un messaggio? Le registrazioni delle esercitazioni dovrebbero essere caricate in rete. Ora può darsi che non l'abbia ancora caricata, ma la troverete sicuramente in giornata. Comunque, sempre sul materiale del corso. Allora, ripeto, nella lezione di oggi, tutto sommato, anche in quella che abbiamo fatto ieri, così come nelle prossime, ci stiamo occupando di misure di resistenza. Allora, forse prima di vedere oggi un altro metodo di misure di resistenza, io farei con voi prima un discorso di classificazione dei metodi per le misure di resistenza. In particolare, si è soliti dividere le misure di resistenza in misure di resistenza di piccolo valore, misure di resistenza di valore medio, misure di resistenza di valore elevato. Ora, se io parlo di valori, da parte vostra mi viene probabilmente subito la domanda di quali valori sto parlando. E tipicamente qualche valore io lo riesco a mettere. Piccolo valore equivale a minori di un ohm. Valore elevato maggiore di un megaohm e valore intermedio tra 1 e 10 alla 6 ohm. Però questa classificazione in termini di valore lascia un po' il tempo che trova. Perché? Perché in realtà il vero problema, la tipologia di resistenza porta dietro quali sono i metodi di misura che io posso utilizzare. In particolare, per le misure che chiamerò di piccolo valore, utilizzo un metodo che vedremo la prossima lezione, che è il metodo della caduta di potenziale. O i metodi di doppio ponte. Sto ancora in lavagna? Sì. Per quelli di valore medio, applico o il metodo del ponte di Wheaton, o generalmente i metodi voltamperometrici, quale quello che abbiamo visto la volta scorsa. Per le resistenze di valore elevato, utilizzo metodi voltamperometrici, ma con opportune schermature. E questo lo vedremo anche questo in una delle prossime lezioni. Però, nella realtà, la scelta di in quale categoria mi trovo, quale dei metodi quindi devo utilizzare, non dipende soltanto dal valore. Perché? Perché già ieri abbiamo parlato più che ieri, 2 lezioni fa, di quelli che possono essere i fattori parassiti che intervengono quando faccio misure di resistenza. In particolare abbiamo parlato di resistenze di contatto e resistenze dei cavi, dei tratti di collegamento. Allora, per me la misura di piccolo valore è una misura in cui le resistenze di contatto, le resistenze dei fili sono significative. Abbiamo già
fatto una riflessione in che vuol dire essere significative. Vuol dire che rispetto al valore dell'incognita e rispetto alla precisione con cui voglio fare la misura, questi fenomeni parassiti sono rilevanti. Quindi, attenzione, mi potrà servire di applicare i metodi per resistenze di piccolo valore anche ad una resistenza di 10 ohm. Perché se una resistenza di 10 ohm la devo fare con una precisione talmente elevata che le resistenze di contatto, le resistenze di tratti collegamento diventano significative, devo applicare i metodi che si applicano per resistenze di piccolo valore. Analogamente potrei avere una resistenza da 0,1 ohm che voglio misurare al 10%, per la quale mi va bene un metodo di quelli che si applicano alla resistenza di valore medio. Quindi questo numero è un numero orientativo. Quello che mi interessa è tenere presente se sono rilevanti i fattori parassiti. Quali sono i fattori parassiti che intervengono quando ho resistenze di valore elevato? Quando io ho una resistenza, c'è il mondo esterno che ha un potenziale diverso. Tra la resistenza e il mondo esterno c'è aria. L'aria non è un isolante ideale. C'è sicuramente, posso sicuramente immaginare la presenza di conduttanze parassite, ovvero accoppiamenti di tipo resistivo con il mondo esterno. Quanto valgono queste resistenze? Sono gigaohm, centinaia di megaohm, sono valori molto elevati. Quando è che questo fenomeno è significativo? Inizia a diventare significativo quando le resistenze da misurare sono elevate. Allora, in questo caso, quando sono rilevanti le conduttanze parassite, allora devo applicare questi metodi. Vedremo, devo introdurre delle schermature, ma ne parleremo al momento pure. Quindi, ricapitolando, vedremo adesso dei metodi per misura di resistenze di ordine medio, in particolare oggi affronteremo il metodo del ponte di Wheaton. Poi vedremo delle misure di resistenza di piccolo valore, vedremo il metodo della radiante potenziale, per entrambe le misure faremo anche delle esercitazioni di laboratorio. E poi vedremo dei metodi per misura di resistenza di ordine elevato. Il metodo voltammetrico tradizionale l'abbiamo già visto, così come l'utilizzo di un ohmetro. L'ohmetro, avete visto, può applicarsi sia a resistenze di ordine medio che a resistenze di piccolo valore, utilizzando i quattro morsetti. Allora, questa tabella la andiamo a cancellare e andiamo a vedere che cosa è, qual è il metodo del ponte di Wheaton. Sto pendaglio del coso passivo. Allora, il ponte di Wheaton si basa sulla realizzazione di una rete di quattro resistori collegati in maniera da realizzare un quadrilatero. Queste resistenze le possiamo chiamare R1, R2, Rx e R. Ma a volte mi sembra che negli appunti si chiamano RA, RB, RC ed RX, utilizziamo questa terminologia. Questo quadrilatero ha quattro vertici. Questi quattro vertici identificano due diagonali. Questa diagonale prende il nome di diagonale di rivelazione e ci andiamo a mettere un dispositivo che prende il nome di rivelatore di zero,
Quest'altra diagonale è la diagonale di alimentazione. In prima battuta andiamo a mettere semplicemente una batteria. Rivelatore di zero. Questo è uno strumento che ha come sua missione non quella di misurare la grandezza che deve misurare. Ci sono rivelatori in corrente, rivelatori in tensione, quindi non ha l'obiettivo di misurare correnti o tensioni, ma ha l'obiettivo di dirci quando, se è un amperometro, quando non è attraversato da corrente, se è un volumetro, quando la differenza ai suoi capi è zero. Generalmente sono a zero centrale e quindi mi dicono quando la grandezza fisica che loro devono misurare è pari a zero. Cosa succede quando qui non c'è corrente, ovvero quando tra questi due capi non c'è differenza di potenziale? Che se chiamo I con A la corrente che attraversa la resistenza RA e I con X la resistenza che attraversa la resistenza RX, se qui la differenza di potenziale è nulla, posso scrivere che RA per I con A è uguale a RX per I con X. E poiché qui non c'è differenza di potenziale, non c'è passaggio di corrente, la corrente I con X prosegue su RC e la corrente I con A procede su RB. Per cui potrò scrivere anche R con B I con A uguale R con C per I con X. Rapportando membro a membro queste relazioni, ottengo RA su RB uguale RX su RC, da cui deriva la relazione di equilibrio di un ponte di Wheaton, che è RX uguale RA su RB per RC. Quindi, questo circuito mi consente di misurare una resistenza incognita. Come faccio? Com'è che mi trovo improvvisamente in condizioni di equilibrio? Cioè, in condizioni normali, non è detto che questa RA per I con A è pari a RX per I con X. Mi serve che in questa equazione almeno un elemento sia variabile, in maniera tale da potermi portare in condizioni di equilibrio. Generalmente l'elemento posto in posizione C è un elemento variabile. Quindi RA e RB sono due resistenze campioni fisse, ovvero quando dico uso il termine campioni vuol dire oggetti di cui conosco in maniera molto affidabile il valore e l'incertezza. RC è una resistenza campione ma variabile. Chi andrà in laboratorio vedrà che sono resistenze variabili a decadi, ovvero in cui possiamo variare i decimi, i centesimi, i decimi di ohm, i centesimi di ohm, gli ohm, le decine di centinaia di ohm, fino a che si raggiunge la condizione di equilibrio. Da un punto di vista operativo, come si procede in laboratorio? Perché questo oggetto che vuole misurare zero ha come caratteristica non tanto l'incertezza, non devo misurare la grandezza, quindi alla fine lui non tira fuori un risultato di misura. A me interessa che sia particolarmente sensibile. Vi ricordo, la sensibilità di uno strumento è dato dal rapporto fra le variazioni dell'uscita rispetto alle variazioni dell'ingresso. Uno strumento è tanto più sensibile quanto più elevata è questa grandezza. La costante strumentale, questo rivelatore di zero in continua prende il nome di galvanometro. La costante del galvanometro è l'inverso della sensibilità, cioè mi dice quanto variano quanto sono le variazioni d'ingresso rispetto all'uscita, e quello che useremo in laboratorio ha una massima
una minima costante del galvanometro di 10 a meno 10 ampere a divisione. Vuol dire che quando sta nelle condizioni di funzionamento ottimale, una tacchetta è pari a un decimo di nanoampere. Quindi sente grandezze estremamente piccole, ha una sensibilità di 10 alla 10 divisioni ad ampere. Cosa succede all'inizio? All'inizio il mio ponte è squilibrato, io non so quanto vale Rx, non so che valore dare a Rc. Quindi all'inizio qui possono circolare in questo galvanometro anche, non voglio esagerare, ma magari milliampere. Milliampere, se io sento i decimi, milliampere sono 10 a meno 3, vuol dire che avrei 10 alla 7 divisioni, vuol dire che lo strumento si sfonda. Allora, questi rivelatori sono caratterizzati dai regolatori di sensibilità, che consistono alla fine nell'avere delle resistenze interne, delle resistenze in parallelo, che consentono di far sì che tutta la corrente di squilibrio non passi nel rivelatore. Quindi all'inizio, chi di voi sta nel laboratorio dovrà partire dalla minima sensibilità del rivelatore per non romperlo. Analogamente, anziché alimentare questo circuito con una tensione pari ad E, conviene partire da una tensione più bassa, perché quanto più bassa è la corrente che arriva, tanto più basse sono le correnti con A e con X, tanto più basse sono le correnti che vanno nel rivelatore. Allora, come faccio a avere una tensione variabile? Potrei mettere il simbolo di alimentazione variabile, in realtà faccio una regolazione analoga a quella che vi ho fatto vedere nella caratura del voltmetro, ovvero io ho un'alimentazione costante e ho un resistore, un potenziometro. Quindi all'inizio il cursore lo metto tutto a sinistra in maniera tale che la tensione di alimentazione è zero. Quando l'ho spostato tutto a destra, la tensione di alimentazione diventa pari ad E. Allora, operativamente inizio con una tensione piccola, inizio con una sensibilità modesta, vario R con C e otterrò 0. Al momento che ottengo uno 0, aumento la tensione, quello che mi sembrava 0, quasi vicino allo 0, diventa un certo numero di deviazioni, perché se prima una tacchetta era un milliampere, se faccio sì che una tacchetta diventi un decimo di milliampere, vuol dire che ne avevo una, diventano 10. Quindi progressivamente arrivo per zeri successivi, per equilibri successivi, fin quando mi porto alla tensione massima, mi porto alla sensibilità massima, e in questo caso mi trovo che per un certo valore della R con C mi troverò l'ago che si trova a lambda 1 deviazioni a sinistra dello 0. Per un valore successivo mi troverò lambda 2 deviazioni a destra. Perché? Perché lo strumento è molto sensibile, quindi io lo 0 non lo riesco a ottenere, ok? Vi ho detto che la resistenza R con C è una resistenza che ha variabilità fino ai centesimi di ohm, quindi immaginiamo, troviamo RC con 1 è pari a 575,34 ohm, RC con 2 uguale a 575,35 ohm. Una a sinistra e una a destra. Lambda 1 deviazione a sinistra, lambda 2 deviazione a destra. Allora, il valore di RC da calcolare, da mettere qui nella relazione, sarà l'interpolazione lineare tra RC1 ed RC2, tenendo conto di lambda 1. E quindi ottengo questo R con C da inserire nella formula. A questo punto
potrei procedere a valutare l'incertezza, cioè devo procedere a valutare l'incertezza di misura. Vi ricordo sempre che tutte le cose che andiamo a vedere sono fatte sempre in due fasi, tutte le esercitazioni di laboratorio che andiamo a fare. Una fase in cui tiro fuori il valore del misurando e una fase in cui tiro fuori l'incertezza da associare a questa misura. Allora, il misurando, abbiamo detto come lo ottengo, aumentando progressivamente la tensione, aumentando progressivamente la sensibilità, fino ad ottenere massima sensibilità e massima tensione, RC1, RC2, interpolazione lineare. Da questa formula vi appare abbastanza automatico come andare a calcolare l'incertezza di misura, propagazione delle incertezze nelle misure indirette nel caso di un legame di tipo produttivo. Quando avete però un metodo di misura, prima di affrontare il calcolo dell'incertezza di misura, dovete farvi una domanda e dire: benissimo, nel procedimento che ho utilizzato c'è qualche altro? Ho fatto qualche semplificazione, ho fatto qualche altra operazione che introduce incertezza nella mia misura. Allora, vediamo un pochettino, e di solito devo guardare gli oggetti che sono inseriti. Allora, la parte legata all'alimentazione, tutto sommato, non mi sembra che introduca problemi, nel senso io, nel mio ragionamento, il valore della tensione non gioca sull'equilibrio e sui ragionamenti che ho fatto. Vedete, non compare da nessuna parte. E l'unica attenzione che devo avere una tensione che sia abbastanza stabile, che non oscilli, altrimenti ho le correnti che variano e quindi in qualche modo non è che mi crea problemi nell'equilibrio, perché vuol dire semplicemente se si riduce questa corrente si riducono tutte le correnti che circolano, ma alla fine quello che mi succede è che queste deviazioni andrebbero entrambe a ridursi. Se questa tensione varia del 10%, diminuisce il 10%, lambda 1 si riduce del 10% e lambda 2 si riduce del 10%, quindi non avrei un problema sui risultati. Rivelatore di zero. Vedete, queste equazioni io le ho scritte immaginando che quando lui dice zero, effettivamente è zero. Cioè, quando lui dice non passa corrente al mio interno, effettivamente non passa corrente, altrimenti io non potrei fare queste semplificazioni, non potrei scrivere che icona A che circola in RB è uguale a icona A che circola in RA. Vabbè, potrete dire voi, Capri, 10 a meno 10 ampere a divisione, se lui dice 0, vuol dire che la corrente è 0 a meno di 10 a meno 10 ampere a divisione. Ma vuol dire che se c'è uno squilibrio più piccolo di 10 a meno 10 ampere, lui non lo sente. Quindi vuol dire che c'è comunque una soglia. Ora, tenete presente, noi abbiamo un rivelatore di 0 particolarmente sensibile, ma voi potete fare anche un ponte di Wilson con un rivelatore con una sensibilità di 10 a meno 5, anche la divisione 10 a meno 4. A seconda di quello che spendete, tanto vi trovate come rivelatore. E alla fine, se io non facessi questo ragionamento che sto facendo con voi, usare un rivelatore migliore di un altro non mi compare da nessuna parte. Allora questo mi deve far capire che in qualche modo, cioè se alla fine è la stessa cosa, se prendo un rivelatore 10 a meno 10, un rivelatore 10 a meno 4, puzza, perché vuol dire che o veramente un oggetto che non interviene nella mia misura, oppure sto trascurando qualche problema. Allora, com'è il modo con cui vi invito a ragionare? Allora, dire che lui non sente variazioni al di sotto di una certa soglia
Vuol dire che se per caso Rx, anziché essere un certo valore, è un valore leggermente diverso. Allora, seguite in questo ragionamento. Siccome è un discorso un minimo più delicato, vorrei che ci deste particolare attenzione. Nel caso non sia chiaro, me lo segnalo. Allora, immaginiamo che lui segna 0 e immaginiamo di avere la possibilità di variare Rx. Se io vario Rx, a un certo punto l'ago si accorge che il Rx è variato, cioè l'equilibrio si salta, per cui a un certo punto Rx varia e l'ago si sposta. Ma ci saranno delle variazioni di Rx talmente piccole da generare variazioni di corrente inferiori alla soglia di sensibilità del mio rilevatore. Come lo codifico questo fenomeno? Lo codifico dicendo che in realtà in questa equazione devo dire che qui c'è una DRS, ci metto il termine D per ricordarmi che è una variazione infinitesima, ci metto una S per ricordarmi che è legato in qualche modo alla sensibilità del rivelatore. Che rende adesso l'equazione corretta. E allora devo cambiare il modo con cui calcolo Rx? No, perché il valore di questa resistenza, il valore medio di questa resistenza è 0. Nel senso che voi avete, ritorniamo, condizione di equilibrio, aumentate Rx di una quantità infinitesima, l'ago non si sposta. Diminuite Rx di una quantità infinitesima, non si sposta. A un certo punto si sposta sia per variazioni positive che per variazioni negative. Chiamiamo questo valore DRS asterisco, più DRS asterisco, meno DRS asterisco. È come se voi state sulla vostra bilancia di cassa. Pesate una certa quantità, 93,4. Poi prendete dei fogli di carta. Avete voglia di prendere fogli di carta? La bilancia all'inizio non si sposta. A un certo punto, aumentando il numero di fogli di carta, improvvisamente la bilancia si sposta in una quantità infinitesima. Viceversa, state sulla bilancia vestiti. E vi levate la camicia e non si sposta. E vi levate i pantaloni, si sposta. Ovvero esiste una fascia di valori intorno al valore di 0 che non vengono sentiti dal vostro strumento per un problema di sensibilità. Allora, valore medio di questa grandezza 0, per cui nel calcolo di Rx dovete sempre mettere RA e RB fratto RC1, RC. Ok, non cambia il calcolo di Rx, cambia il calcolo di incertezza. Perché? Adesso affrontiamo il calcolo di incertezza di questa curva. L'incertezza su Rx, radice quadrata dell'incertezza al quadrato di R1 su R2 per RC, più l'incertezza al quadrato di DRS. Perché è una somma. Poi questo termine, uguale R1 su R2 RS, pari R1 su R2 RS al quadrato, il valore della grandezza al quadrato per l'incertezza relativa, perché mi conviene fare l'incertezza relativa perché sono prodotti e rapporti. Quindi un punto quadro R1 più un punto quadro R2 più un punto, scusate, RA, RB, un punto quadro RC. Ragazzi, RA, RB, RC. Ogni tanto RA. Dormite voi peggio di me, eh? RA, RB, RC.
RA, RB, RC. Ok? Incertezza relativa al quadrato è pari alla somma dei quadrati delle incertezze relative. Per passare all'incertezza assoluta devo moltiplicare per la grandezza al quadrato. E così ottengo questa relazione. Ora, l'incertezza relativa RA fornita al costruttore è facile. L'incertezza al quadrato RB è facile, l'incertezza su RCA è leggermente più complicata, semplicemente perché sono andato fuori schermo. Sì, ragazzi, però mi dovete un attimo. No, professore. Ah, voi vedete? Sì, sì. Ah, lo so io che non da me si vede di me. Va bene. Quella su RC è leggermente più complicata, semplicemente perché è una resistenza a decadi. La resistenza a decadi è data da una somma di resistenze, quindi è la serie di più resistori, ma comunque è un calcolo che sappiamo fare. Quella che non so fare è la U quadro di DRS, cioè devo capire quant'è l'incertezza da associare a questa grandezza, che ha una distribuzione, come vedete, rettangolare. L'incertezza legata alla distribuzione rettangolare, la U di DRS, non è nient'altro che DRS asterisco diviso radical 3. Ma quanto vale sto DRS asterisco? Allora, voi abbiamo detto come dovrei fare. Dovrei prendere RX e invariarla piano piano fin quando l'ago non si sposta. Ma la RX, chi andrà in laboratorio vedrà, è un pezzo di ferro. Non è un oggetto che io quasi mai posso variare RX di una quantità piccola a piacere. Allora come faccio? Noto una cosa. Abbiamo detto RX uguale RA, RB, RC. Se faccio più di RS. Facciamo i differenziali di RX. DRX uguale RA e RB sono costanti. DRC. Infinitesimo di infinitesimo, questo lo trascuriamo. Se divido tutto per RX, ottengo che le variazioni relative di RX sono uguali alle variazioni relative di RC. Detto in altri termini, se voi siete il signor galvanometro, state là, e vi varia RX, vedete che ci sono delle variazioni. Se vi varia RC di una quantità relativa analoga, voi avete delle variazioni e non siete assolutamente in grado, dalla diagonale di liberazione, di capire se quello che è successo è dovuto a variazioni di RX o a variazioni di RC. Questo ci dice questa uguaglianza. Allora, che vuol dire? Vuol dire che io adesso posso, anziché variare RX, che come ho detto non la posso variare RC. In realtà, scoprirete, l'abbiamo detto un attimo fa, se io vario della minima quantità possibile RC, ho lambda 1 deviazioni. Da lambda 1 a lambda 2 si sposta. Quando sposto vario di 0,1 ohm, 0,01 ohm, l'ago va da questa posizione a quest'altra. Che vuol dire? Vuol dire che anche per RC non ho la possibilità di questa variazione così piccola. La mia è una variazione finita. La mia è una delta RC.
Però che cosa posso assumere? Posso assumere che il comportamento del rivelatore di zero nell'intorno dello zero sia lineare. Quindi posso dire che delta RC sta a delta lambda come DRC sta a D lambda. Allora, vediamo i significati di questi termini. DRC, abbiamo detto, sarebbe la variazione che io dovrei fare che mi fa variare l'ago di una quantità infinitesima. Delta RC è la variazione finita. Quant'è nel nostro caso? 0,01 ohm. È una variazione finita di resistenza. Quant'è il delta lambda corrispondente a questa variazione? Lambda 1 più lambda 2. Perché quando io vario di un centesimo di ohm, l'ago si sposta di lambda 1 più lambda 2. Questo termine quanto vale? E o vale 1, una tacca, o vale 0,5, nel caso che io ritengo di essere in grado di leggere le mezze tacche, cioè nel caso in cui la mia risoluzione del rivelatore di 0 è pari a 0,5. Allora, da questa relazione posso scrivere che da questa qua scrivo che DRX è uguale RX su RC per DRC. RX su RC, al posto di DRC ci metto delta RC su delta lambda per D lambda. Questa è proprio quella che ho chiamato DRS asterisco, cioè quella variazione di RX che fa variare l'ago di D lambda 0,5. Per cui questo termine diviso radical 3 è proprio pari all'incertezza su DR che devo andare a mettere in questa formula. Questa è una modalità di calcolo dell'incertezza su legata alla sensibilità, è una modalità di calcolo empirica, a posteriori, sperimentale, nel senso faccio il circuito e vedo che cosa esce. Mi potrebbe anche uscire, vado a fare i conti, che questo termine me lo trovo troppo grosso rispetto a quello che era il mio obiettivo. Allora, in realtà, non so se negli appunti lo trovate anche, sarebbe possibile anche fare un calcolo di questa incertezza dovuta alla sensibilità in maniera teorica. Bisogna fare un equivalente di Thevenin del circuito, niente di molto complicato, ma diciamo da un po' di anni non lo facciamo. Quello che voglio però riportarvi è il risultato, nel senso che alla fine questa viene una formula che esprime questa incertezza in funzione di cosa? In funzione della tensione di alimentazione, anzi dell'inverso della tensione di alimentazione. Che vuol dire? Vediamo se ci troviamo. Più alta è la tensione di alimentazione, più piccola è questa incertezza. Perché? Perché se io aumento la tensione, le correnti che girano nel circuito sono più alte. Quindi, a parità di squilibrio, circolano più correnti, quindi sono più sensibile. Quindi l'incertezza dovuta alla sensibilità diminuisce. Che limite ho a questa E? Al crescere la tensione, cioè le resistenze non è che possono sopportare correnti qualunque, ok? Quindi devo scegliere e progettare il circuito in maniera tale che la tensione sia alta, ma non può essere alta oltre un certo valore. Gioca in maniera direttamente proporzionale all'incertezza, nel senso quindi in termini negativi, nel senso più
più alta è la resistenza equivalente, più alta è l'incertezza di misura. La resistenza equivalente del circuito. Che vuol dire? Vuol dire che se io a parità di tensione ho resistenze di 100 ohm, ho una certa incertezza. Se queste resistenze a parità di tutto hanno un valore equivalente di 1000 ohm, di 10.000 ohm, l'incertezza è peggiore. Anche questo è intuibile, perché a parità di tensione, se la resistenza equivalente è più alta, gira meno corrente. Meno corrente gira, maggiore l'incertezza dovuta alla sensibilità. E poi sicuramente è inversamente proporzionale alla sensibilità del galvanometro. Tanto più il galvanometro è sensibile, tanto migliore. Se quella sensibilità, vedete, la sensibilità è 10 a meno 10, se questa è 10 a meno 10, l'inversa, la costante strumentale è 10 a meno 10 e l'incertezza è più bassa. Allora, questa formula ve l'ho qualitativa, ve l'ho riportata per farvi notare una cosa. Vedete, questa incertezza dipende dal galvanometro, ma non solo. Dipende anche dalle resistenze del circuito e dalla tensione dell'alimentazione. Quindi è un termine di incertezza che chiamiamo incertezza dovuta alla sensibilità. Se questo rivelatore fosse ideale non ci sarebbe, ma il suo valore dipende anche dal resto del circuito, quindi è un'incertezza dovuta all'intero metodo di ponte che ho costruito. Questo mi spiega anche perché poi questa incertezza io non la leggo sulle specifiche del rivelatore in zero, perché il rivelatore, se lo metto in un ponte con una tensione diversa, una resistenza equivalente diversa, diciamo, dà incertezze diverse. Un'altra considerazione volevo fare con voi sulla base di questa equazione e che mi fa capire perché il ponte di Wheaton si applica solo a resistenze di ordine medio. Vedete, questa incertezza cresce a crescere della resistenza equivalente. Se io ho delle resistenze maggiori del megaohm, decine di megaohm, gigaohm, questo termine di incertezza diventa talmente alto da non rendere il circuito utilizzabile. Ecco perché il ponte di Wheaton non si impiega, non si utilizza per resistenze di valore elevato. Adesso, per completare l'argomento relativo al ponte di Wheaton, ho da aggiungere una serie di altre considerazioni. Intanto che partono da una considerazione di base. Quanto costa montare un metodo di ponte di Wheaton? Ho delle resistenze campione, costano non tantissimo. La resistenza campione a decadi costa uno sproposito, perché di fatto dire che voi avete delle resistenze, dire che posso realizzare un valore variabile tra 0 e 99.949,99 ohm, vuol dire che in ognuna delle decadi avete 10 resistori da 0 1 ohm, 10 resistori da 0,01, 10 da 1 ohm, 10 da 10 ohm, 10 da 100, 10 da 1000, 10 da 10.000. Collegate tra di loro in maniera tale da ridurre le resistenze di contatto. Ci sono contatti in olio, con dei cuscinetti a sfera, in maniera tale da essere estremamente... diciamo che quando le abbiamo comprate c'era ancora la lira, stavano un certo numero di milioni, il che vuol dire che ancora adesso sono estremamente costosi. Abbiamo il rivelatore di zero, un rivelatore che sia in grado di sentire correnti dell'ordine 10 a meno 9, 10 a meno 10 ampere, è un dispositivo molto abbastanza costoso.
Dall'altra parte, chi è il competitor di un ponte di Winston? Un multimetro. Tutto sommato, un multimetro a 5 cifre e mezzo, a 6 cifre e mezzo, costa, ma tutto sommato non costa tanto quanto l'insieme di queste cose. E poi con multimetro ci faccio altre cose, non solo. Vedrete, con multimetro io mi attacco alla resistenza e faccio la misura. Qui devo alimentare, variare l'alimentazione, variare la sensibilità, variare la resistenza, stare attenti, non sfondare il galvanometro. Cioè, è una misura che più delicata, impiega più tempo, ma perché il ponte di Winston prende un'ora abbondante di un corso di misure oggi, anno 2020? Perché ci consente due cose su cui appunto devo soffermarmi per evidenziarne la qualità. Ci consente di fare misure particolarmente accurate applicando il metodo della doppia pesata e il metodo di sostituzione. Quindi precisione più elevata. E poi l'altro motivo per cui il ponte di Winston ha uno spazio importante in tutti i corsi di misure è che è un ottimo circuito di condizionamento di sensori passivi su questa dicitura ci soffermeremo al momento in cui ne parliamo. Allora, in questi pochi minuti non vediamo niente, perché sennò viene fatto proprio di corso. Allora, la prossima volta ci soffermiamo sia sulla modalità con cui ottengo precisioni maggiori con il metodo della doppia pesata e il metodo di sostituzione, e sia vedremo che cosa vuol dire utilizzare il ponte di Winston come circuito di condizionamento di sensori passivi resistivi allora questa prossima lezione non è domani, perché domani avete un primo turno di esercitazioni. Ora a memoria non mi ricordo se nei turni di esercitazione è prevista esercitazione anche il giovedì o se giovedì abbiamo lezione. Se giovedì abbiamo lezione affronteremo insieme questo argomento, ok? Se non ci sono domande, avete domande, ragazzi? Sensori passivi e studenti passivi. Ok, vabbè. Allora, qui interrompo la registrazione.